questa iniziativa? Ma è nata più che altro per far giocare le ragazze, ci è venuta in mente così, in un contesto per non far andare al carnevale le ragazze, tra virgolette. Siccome porta sempre via le ragazze il carnevale di Ivrea, il carnevale in giro, e arrivano tanto stanche, infortunate e tutto quanto, abbiamo detto portiamole in palestra e mi sembra che sia ben riuscita. 230 ragazze in 3 giorni, hanno giocato tutto il giorno, 3 categorie, 17 squadre, 4 palazzetti tra i più belli del Canavese. Secondo noi è riuscita molto bene, faticosa ma è riuscita bene. Organizzata da Pallavolo Castellamonte, però grazie alla collaborazione anche di altre società. Soprattutto del Rivarolo Volley, che ringrazio non so quanto perché ci ha dato la disponibilità dei palazzetti e poi ci ha proprio aiutato fisicamente con i loro dirigenti, ci hanno dato veramente una grossa mano. Anche perché organizzare una cosa del genere non è veramente facile, è veramente stancante, è lunga, però andiamo bene, siamo andati bene. Una prima edizione che ha avuto successo e che avrà un seguito? Sicuramente avrà seguito, speriamo di... la nostra idea è portare più maschietti nel torneo. Il volley maschile è veramente difficile da portarlo in palestra. Speriamo il prossimo anno di portare più squadre maschili.